Dal risveglio di Arrakis, della principessa Irulan. Muad'Dib poteva realmente vedere il futuro, ma il suo potere aveva dei limiti. Pensate alla vista, voi avete gli occhi, ma non potete vedere senza luce. Se vi trovate in fondo a una valle, non potete vedere oltre i monti. Nello stesso modo Muad'Dib non poteva sempre guardare nel misterioso territorio dell'avvenire. Egli ci dice che una singola oscura decisione profetica potrebbe cambiare l'intero futuro. Ci dice anche, la visione del tempo è immensa, ma quando lo attraversate, il tempo diventa una porta molto stretta. Egli sempre fuggiva la tentazione di scegliere una via chiara e sicura e ammoniva. Questo sentiero conduce ineluttabilmente alla stagnazione. Popolo Atreides, bentornato. Approfittando del personaggio di Irulan, Herbert illustra informazioni chiavi e lo fa con semplici metafore. Il potere di Paul è straordinario e realmente può vedere il futuro. Tuttavia ci sono alcune ammonizioni approfondite meglio nel secondo romanzo, Messia di Dune. Non puoi fare troppo affidamento sul futuro senza evitare la stasi, la stagnazione, e i problemi a riguardo sono due. Se fosse possibile guardare sempre nell'avvenire, non esisterebbe il presente. Vivendo nel domani, l'oggi diventa passato e il pericolo è perdersi nell'infinità del tempo senza la cognizione di dove ci si trovi fisicamente. Inoltre, scegliendo una strada precisa, l'esistenza perde di valore al cospetto della stagnazione. Pensate di organizzare in modo chiaro e preciso ogni istante della vostra vita. Sapreste la perfezione sia il viaggio che l'arrivo, ma ogni momento non avrebbe più alcuna importanza. L'onniscienza ci priva quindi dello stupore, della sorpresa e di tutte quante le emozioni. Non puoi gioire della nascita di un figlio se l'hai vissuta milioni di volte. Non ha interesse a parlare a un amico se conosci nel dettaglio ogni parola, pausa o virgola del discorso. Scegliere una via chiara conduce ineluttabilmente alla stagnazione, poiché nulla può cambiare. La spiegazione di Herbert è molto interessante e funziona a dovere. Sebbene Paul sia dotato di questa enorme prescienza, i limiti imposti non lo rendono onnisciente. In lui persiste una percentuale di errore e incertezza che rende il personaggio mortale. Ogni scelta profetica può modificare il domani e cambiare quindi la visione. Ad esempio, evitare la morte di una persona cara potrebbe avere conseguenze più oscure per l'intero universo. Love won't save you, Padme. Only my new powers can do that. Nel capitolo precedente, prima che Awat cadesse vittima dei Sardaukar, il Fremen gli aveva rivelato due cose. Il duca Leto era morto, mentre suo figlio, Illizan Al-Gaib, era nelle mani di Liet Kynes. Infatti, durante la notte, Paul e Jessica sono stati raggiunti da Duncan Idaho, che li ha condotti in un rifugio Fremen, una delle stazioni ecologiche che Leto aveva inutilmente richiesto all'impero. Il maestro di spada, istruito alla scuola Ginaz, era tra gli uomini più fidati del duca, nonché istruttore militare di Paul. Duncan è stato il primo straniero a cui i Fremen abbiano svelato i segreti più intimi, accettandolo nelle loro caverne. Ciò gli ha quindi permesso di intervenire in soccorso di Paul, ora suo signore e legittimo governante di Arrakis. Nonostante il dottor Kynes abbia acconsentito al salvataggio, e alquanto combattuto a riguardo, un Fremen sceglie sempre il male minore. In tale logica, lasciar morire madre e figlio nel deserto sarebbe stata la scelta più saggia. Aiutarli è la cosa più pericolosa abbia mai fatto e potrebbe rivelarsi la sua fine. Sarebbe molto più proficuo catturarli e consegnarli agli Harkonnen in cambio della loro fiducia. Infatti, per quanto Kynes fosse rimasto colpito dal duca Leto e dal senso dell'onore Atreides, è ormai innegabile la loro caduta. Gloss Uraban e le sue truppe sono a caccia dei sopravvissuti e prestare soccorso al nuovo duca è pressoché un suicidio. Liet Kynes, planetologo, arbitro del cambio e segretamente leader dei Fremen, ha bisogno di qualche certezza. Altrimenti, malgrado lo detesti, un'alleanza con gli Harkonnen potrebbe essere la scelta migliore per i suoi scopi. A dual alliance? Yes. But not with the Emperor. Il capitolo descrive il piano di Paul e il tentativo di guadagnarsi la fiducia di Liet Kynes. L'intero dialogo è alquanto interessante e strutturato. In poche battute Herbert smantella con realismo le intenzioni dei personaggi e la loro lealtà. Kynes ha i suoi piani
e il suo scopo, ereditato dal padre, è rendere Arrakis un pianeta abitabile. Questa è la leva che muove il personaggio. Paul lo ha intuito e, offrendo la sua totale lealtà alla causa, spiega il piano. Finché vivrà, il ragazzo è il legittimo governante di Arrakis, un palo nella gola di chi voglia spartirsi il pianeta. Se i Fremen provassero la presenza dei Sardaukar tra gli Harkonnen, ciò basterebbe per un atto di accusa contro l'imperatore. Infatti, la più grande paura delle grandi case è essere distrutte dai Sardaukar, l'esercito più forte della galassia e devoto a Padishah. I Landstrad della Grande Intesa esistono per questo motivo. Se l'imperatore dovesse abusare del suo potere, l'unione di tutte le casate consentirebbe un equilibrio economico e militare. Se si scoprisse che Leto, detto il giusto, è stato allontanato da Caladan, la sua casa, tagliato fuori dal gregge e poi ucciso, tutte le case si unirebbero. La paura di essere isolati e distrutti, come è accaduto agli Atreides, porterebbe a una guerra disastrosa fra impero e casate. Un conflitto simile su scala intergalattica sarebbe catastrofico: pianeti distrutti, intere specie cancellate, disordine ovunque. È un'opzione talmente grave che Padishah non può rischiare, e Paul ha ad offrirgli una soluzione pacifica. In cambio della mano di sua figlia, la principessa Irulan, impedirà che il caos si scateni per tutta la galassia. Il proposito è buono e il ricatto ben congegnato, ma che cosa ne guadagna il dottor Kynes? Beh, quando Paul siederà sul trono, darà l'ordine di trasformare Arrakis in un paradiso. Liet tuttavia non è ancora convinto, ma riconosce due cose. Il giovane duca è pronto al comando e, rispetto agli Harkonnen, non è su Arrakis per sottomettere i Fremen. You see through to the truth of a thing, sire. Frank Herbert si ispira molto ad Alessandro Magno, con cui Paul condivide alcune caratteristiche. Entrambi hanno perso il padre a 16 anni, ereditando un regno, e vengono descritti come abili conquistatori capaci di guadagnarsi la lealtà dei sottoposti, chiedendo le truppe solo quanto possono offrire. Ciò è lampante dal modo in cui Paul convince Kynes. In cambio della sua lealtà gli offre totalmente quella Atreides. Nessun uomo della sua casata ha mai spezzato un giuramento simile, e se i Fremen rischieranno la vita per lui, il giovane duca farà lo stesso per loro. The Fremen. Liet alla fine accetta con orgoglio l'alleanza e per la prima volta si rivolge a Paul come un superiore e non un adolescente. Anche Jessica, addolorata per la morte di Leto e sconvolta dalle rivelazioni su suo padre, il barone Vladimir Harkonnen, è rimasta in disparte, castigandosi nella sofferenza. Eppure, determinata a seguire il figlio, ne è rimasta sorpresa, chiedendosi come facciano gli Atreides a compiere simili imprese. Then let the water be a bond between us. Paul Atreides, ereditato il titolo di duca, non ha perso tempo, lasciandosi alle spalle la sua fanciullezza e diventando uomo. L'alleanza con Liet e con il popolo Fremen è stata una scelta saggia, ma gli Harkonnen sono sulle sue tracce e numerose truppe hanno raggiunto il nascondiglio. Riuscirà a fuggire e a mettersi in salvo? Lo scopriamo nel prossimo episodio. Io sono Emilio Valotti e ringrazio Riccardo Fine del canale One Be Buddha. Oggi voglio concludere diversamente, un po' come faccio con i video di Star Wars. Non devo avere paura. La paura uccide la mente. Guarderò la mia paura, lascerò che mi calpesti, e quando sarà passata, soltanto io ci sarò.